Amici di Bracimi Ancora, oggi video dedicato alla tartar o alla battuta al coltello. Vi dico un po' come è nato questo video. Mi ha contattato un'azienda, si chiama Biancardi 1950, vende pregiati tagli di carne piemontese e la spedisce in tutta Italia. Se magari se vi intriga andate sul sito Biancardi 1950, codice acquisto Bracimi Ancora, vi fanno pure lo sconto. Comunque mi ha contattato e mi ha detto: assaggeresti della nostra carne? Gli ho detto: senti, mandamela, e però mandami un pezzo per farci le tartare, per farci la battuta al coltello, perché secondo me la piemontese dà il meglio di sé quando la si mangia cruda, per a mio avviso, no? Il punto di vista di Bracimi Ancora. Allora mi ha mandato questi 700 grammi di carne e ci ho fatto 5 tartarine. Ragazzi, apro una parentesi: tartare o battuta al coltello? Io sul blog ho fatto anche un articolo dove abbiamo intervistato un po' di chef, un po' di allevatori, e abbiamo chiesto: ragazzi, ma c'è una differenza? Insomma, ognuno ha detto la sua. Io sinceramente, se c'è una differenza, non l'ho ben capita. Forse l'aspetto più intrigante è che la battuta al coltello è solo olio e sale, la tartare, ecco, più condimenti. Boh, vabbè. Comunque partiamo, ragazzi, una cosa dobbiamo essere chiari: che sia tartare o che sia battuta al coltello, per me la tartare deve essere anche battuta al coltello. No, no, no alla carne tritata in maniera meccanica, insomma, assolutamente no, battuta al coltello. Detto questo, io ho fatto 5 tartarine, chiamiamole così. Mi sono voluto sfiziare, mi sono voluto anche togliere, ragazzi, delle curiosità gastronomiche che spesso nei ristoranti non trovo, e ne ho fatte 5. Allora, una tartare l'ho fatta con un'acciughina, ci ho messo un'acciughina sopra pura, in un'altra ho messo dei capperi in purezza, in un'altra ho fatto una cosa un po' anni 90, no? Fragola e aceto balsamico, una molto semplice, solo sale grosso, e in un'altra invece ci ho triturato della nocciola e ci ho messo dei pinoli. Tutte e cinque, però, ve lo devo dire, le ho innaffiate con olio extra vergine, perché secondo me non deve mai mancare. C'è anche il partito, ragazzi, di quelli che se la mangiano cruda così, senza niente, che sostiene che se la carne è buona va mangiata anche in maniera neutra, senza condimenti, e ci sta, è un ragionamento che ci sta. Potevo abbinarci del vino, però poi mi sono detto: perché abbinarci del vino? È una vita che abbinano carne al vino, abbiniamoci una birra. Sono entrato in contatto con questo birrificio, la bottega, sono di Piacenza, mi ha mandato questa Vacca Honey Ale, è una birra, non è tanto, diciamo 4,9 gradi, però mi intrigava perché ci sta il miele mille fiori e la buccia di bergamotto, potrebbe essere adatta ai crudi. Domanda: con che iniziamo l'assaggio? Secondo me, ragazzi, dovremmo iniziare l'assaggio con la carne più delicata, cioè con il condimento più delicato, la carne è la stessa. E pensavo di iniziare con la tartarina con i pinoli e la nocciola tritata, eccola qua. Ah, aperta parentesi, io per fare queste forme carine mi sono aiutato con un bicchierino, perché non c'avevo il coppapasta, non c'avevo troppe menate per farle con i ghirigori come le fanno al ristorante, ma diciamo ho avuto un approccio più casalingo che professionale. Attenzione, se c'è qualcosa che ho sbagliato ditemelo, ragazzi, così cresciamo tutti quanti, saremo tutti in grado di fare tartare migliori, se c'è l'opportunità. Magari chef all'ascolto, ma ce l'hai all'ascolto, diteci la vostra, e poi ditemi ovviamente quale di queste 5 secondo voi è meglio. Io ve lo dico subito, mi sono preparato pure il pane, così tra un assaggio e l'altro mi pulisco la bocca. Allora, iniziamo con questa, vai. Il pinolo e la nocciola esaltano la delicatezza della carne, promossa. Ora però, aspetta, sistemiamo la telecamera, un pochino più su, ok, ci stappiamo però la biretta. Oh, nocciola, pinoletto e biretta. Secondo me ci sta bene. Pezzo di pane. Porca, mi sono scordato l'acqua. Giorgio! Gio, mi porti dell'acqua? Ecco, arriva.
Senti Gio, allora se rimani poi ti faccio assaggiare delle cose, ok? Vai. Tanto era mezza finita. Ma aspetti? E passiamo adesso alla tartare con la tartare con la fragola e l'aceto balsamico. Vedete? Sono io. Fragola. E carne. Direi estiva. Estiva. Non ci sta male la fragoletta. Giorgio, assaggia un po' se come ci sta. Fragoletta con carne cruda. Ci sta bene? Secondo te? Te la mangeresti al ristorante? Ok, assaggiamoci la birretta. No, secondo me ci sta bene tutto. Ragazzi, tartare con fragola e aceto balsamico promossa. Molto estiva. Posso dirlo, io se stessi su uno yacht a largo, in mezzo al mare, questa al Ferragosto sarebbe perfetta. Pane! Questa ragazzi è la tartare con il sale grosso, eccolo qui. Birra. Ma secondo me sta birretta ci sta bene, lo sai? Giorgio, non te la posso far assaggiare perché sennò poi mi arrestano. Guarda, facciamo così. Allora, cruda. Ragazzi, se vi piace il genere, la piemontese col cappero e un filo d'olio è buona assai, eh? Se vi piace il genere, il cappero è ghiotto parecchio, eh? Buona col capperino, sai? Paradossalmente questo cappero con questa birra comincia a stridere, lo sai? No, è l'unica volta che ho sentito sta birra un po' fuori binario. Battuta di carne piemontese con la ricetta. Ecco qua, voglio sapere il tuo parere, vai. No. Bocciata, mamma mia, l'alice devasta ragazzi il sapore della carne. La carne non si sente, vero? Vero. Quindi qual è la tua preferita? Fragola e carne. Ti è piaciuto di più fragola e carne? Bene, facciamo così, mentre faccio le battute conclusive, vuoi andare a prendere l'aquilone? Va bene. Vai, a prendere qui, io faccio le battute conclusive, vai, porta della fragola. Vuoi salutare i nostri? Noi cuociamo. Non cuociamo niente, era tutto crudo. Noi cuociamo il crudo. Ciao! Vai, è andato. Allora, ragazzi, battute conclusive. Abbiamo fatto 5 battute al coltello, vi dico il mio personalissimo parere. Allora, mi è piaciuta tantissimo la battuta con tritata la nocciola e il pinolo, è molto elegante e poi con questa carne si sposa veramente bene, perché questa è una carne buona, elegante, raffinata, non è una carne invasiva, è la classica, ragazzi, la classica carne piemontese, le classiche fassone che hanno proprio quella caratteristica. Quindi sul fronte delicatezza con nota dolce mi è piaciuta quella con la nocciola e il pinolo. Sul fronte salato, ragazzi, carne piemontese con il cappero è veramente interessante come abbinamento. Però uno è più delicato, più tendente al dolce, l'altro è più salato. Per quanto riguarda l'abbinamento con la fragola, secondo me è una smargiassata estiva, che però ci può stare. Mi ricorda tanto gli anni 90 quando ste fragole le mettevano un po' ovunque. Quella con l'alice bocciata perché si sentiva solo l'alice. Quella con l'olio e il sale, ragazzi, molto basic. Ditemi quale vi è piaciuta di più, ditemi poi se abbiamo fatto degli sbagli, se ci sono delle differenze fra tartare e battuta. È tutto, io riprendo la carne con il capperetto, ragazzi. Ovviamente vi saluto, un abbraccio e che la brace sia con voi. E fassona piemontese, cappero. Mortacci quanto è buona. È arrivato l'aquilone, vieni qua, fammelo vedere. Ragazzi, è arrivato l'aquilone, vi salutiamo, facciamola all'aquilone. Ciao. Ciao. Mortacci quanto è buono. Hai detto te? Bene, meglio così, bravo.